a tutti, bentornati ad Api in Giardino. È passata circa una settimana, ma il tempo continua a non migliorare. La primavera non parte, ho visto le previsioni e anche le prossime due settimane mettono ancora tanta pioggia. Adesso ci sono circa 10-12 gradi e devo controllare più che altro se hanno scorte, perché eventualmente metterò ancora un po' di sciroppo. Questa, se avete visto il video precedente, è l'arnia in cui abbiamo trovato la nuova regina. Non ho idea se sia riuscita a fecondarsi con questo tempo, speriamo. Non vedo molto movimento davanti all'arnia, quindi non sono particolarmente fiduciosa, però non possiamo fare altro, quindi adesso la apro, controllo le scorte, magari diamo un'occhiata e poi richiudiamo, perché le temperature appunto non sono delle migliori. Questi che avevamo lasciato perché c'era un po' di miele, ma è ancora qui, quindi evidentemente è troppo cristallizzato perché riescano a prenderlo. Questo è il nutritore completamente vuoto, quindi lo tiro fuori così poi... Ah no, non è vuoto del tutto, però comunque meglio riempirlo, quindi per ora lo appoggio qui fuori. Un'occhiata in velocità. Ah, questa era la covata che avevamo spostato dall'altra famiglia. È ancora qui. Qui c'è un po' di scorte, probabilmente stanno mettendo lo sciroppo. Allora, qui stanno immagazzinando un po' di miele, e di qui c'è anche appena un po' di polline, qui c'è un coccolino che coglierei. Adesso si stanno per prendere l'osello. Allora, qui c'è ancora la covata percolata, quindi questo è l'altro telaino che abbiamo messo l'altra volta. Però a questo punto dobbiamo spostarlo
Allora, qui ci sono larve. E quindi evidentemente la regina è riuscita a fecondarsi. Perché non è possibile che ci siano ancora, anche perché ci sono larve giovani. Allora, questa è una bella notizia. Io la regina non l'ho ancora vista, però se ci sono larve così giovani, dubito che possano essere quelle della regina, della covata che abbiamo aggiunto l'altra volta. Speriamo. Allora, qui c'è il cupolino da cui era nata la regina. Anche qui la regina non la vedo. E le api sono anche molto nervose. E sinceramente questo non è mai un buon segno. Vediamo l'ultimo. Qui non c'è assolutamente niente. Allora, c'è una situazione strana perché non ho trovato la regina e questo potrebbe anche non essere molto importante, però le api sono molto nervose, potrebbe essere anche la temperatura, ma non fa poi così freddo. C'è la covata percolata, ma che sicuramente è quella che abbiamo aggiunto scorsa settimana. La cosa strana è che ci sono delle larve molto giovani e mi sembra strano, anche avendo aggiunto le uova, che siano le larve dell'altra famiglia. Comunque adesso io non posso fare in ogni caso niente, le richiudiamo, aggiungo il nutritore. E le ricontrolliamo la settimana prossima. Ok. Qua macello. Stop? Apriamo l'arnia gialla, che è quella che in teoria dovrebbe essere a posto. Anche queste forse avranno fame, però da quest'arnia almeno un po' di movimento si vedeva anche stamattina.
sto spostando il diaframma. Allora, qui c'è un po' di covata percolata, un po' di covata a fuco, larve, credo sempre da fuco, questo è un telaio naturale anche questo. Sotto invece c'è covata da operaia. Queste, come potete vedere, hanno i telai belli pieni, anche qui c'è tutta covata percolata, c'è della scorta di polline. Volevo guardare se per caso iniziavano a fare qualche bozza di cella, ma mi sembra di no. Quindi, viste anche le temperature, evito di scrollarle. Allora, questo era il foglio che avevamo messo da costruire ed effettivamente non a grandi velocità perché non è ancora del tutto costruito, però un po' lo stanno costruendo. Normalmente in primavera la famiglia dovrebbe impiegare molto meno tempo per costruire un foglio cereo, però considerate le condizioni meteo direi che va già bene se hanno iniziato. Hanno fatto anche qualche ponte. Però, se notate, queste api, che sono molte di più di quelle dell'arnia azzurra, finora sono più tranquille. Allora, anche qui vedo sia covata percolata che larve. Scorte purtroppo non ne hanno. Anche di qua, qui la covata sembra anche un po' più compatta, molto scura però. Qui all'interno, dove ci sono gli spazi, non so se si riescono a vedere, comunque ci sono le larve più giovani. Qui in alto stanno ricostituendo un po' la corona di miele. Speriamo che... Sono tutti telai abbastanza pesanti.
Allora, questo è tutto pieno di covata o percolata. Penso che si riesca a vedere bene. Porta proprio poca, poverina. Devo comprarmi dei guanti più piccoli perché questi si infilano. Questo è più leggero. Anche qui c'è una bella covata, già tutta percolata. Io non ho ancora visto la regina, ma comunque c'è sia covata o percolata che larve, poi comunque la famiglia è tranquilla, quindi non dovrebbero esserci problemi. Allora, questo è un altro cero che avevamo messo abbastanza, questo è quasi tutto costruito e stanno mettendo delle scorte. Di qua ancora non c'è niente. Vediamo l'ultimo. Ah, qua c'è una cella. Allora, qui stanno mettendo anche qui scorte. E di qua ancora non c'è niente. Va bene, direi che le chiudiamo. Qui non abbiamo trovato la regina, ma mi sembra che sia tutto a posto. Ci sono anche larve giovani, quindi è probabile che ci siano anche le uova, anche se io non le riesco mai a vedere. Niente, riempio il nutritore anche queste e poi le chiudiamo. Allora, abbiamo visto l'arnia gialla, sembra tutto a posto, non abbiamo trovato la regina, ma c'erano sia le larve, cioè c'era tutta la covata percolata e anche delle larve giovani. Adesso metto anche qui anche il nutritore. Rimane il dubbio dell'arnia azzurra perché non abbiamo trovato la regina e c'erano delle larve giovani. Io ho aggiunto i telaini una settimana fa. Quindi, anche se fosse stato l'uovo appena deposto, l'uovo rimane uovo 3 giorni e poi nasce la larva. La larva viene percolata all'ottavo giorno, quindi nel caso avrei dovuto trovare solo larve piuttosto grandi. Invece a me sembra che ci fossero larve anche di 1 o 2 giorni al massimo. Comunque adesso le lasciamo lì perché comunque non possiamo fare niente e la settimana prossima ricontrolliamo e speriamo di avere una bella sorpresa. Anche per oggi abbiamo finito, alla prossima!